sindaco di Bassano, Stefano Cimatti. Allora, insomma, c'è stata una certa polemica sull'azienda che in realtà gestisce i rifiuti per quanto riguarda il comune di Bassano del Grappa, quindi insomma c'è chi vuole rifare i conteggi, c'è chi dice che forse è un'azienda fin troppo coccolata dal comune, in realtà insomma si dovrebbero fare dei controlli più importanti. Ricordo solo che Elettra è una società consortile alla quale partecipano 73 comuni, ha un consiglio di sorveglianza formato da 14 sindaci dei quali io non faccio parte. Credo che sia un'azienda che ha lavorato bene, che lavora bene, che è vicina al territorio. Sicuramente c'è da migliorare, sicuramente Bassano, che ha una grandissima quota di differenziata, merita un'attenzione particolare, però io credo che le cose siano sempre state fatte bene. Ora, scaricare sempre la colpa sugli altri è una cosa molto facile. Io ritengo che anche su quanto adesso ci sono queste proteste, perché le banche pagano meno, ma sappiamo che le banche conferiscono un rifiuto umido inesistente, conferiscono molto meno rifiuti di quello che con altri esercizi. Questa è la storia. Noi poi oltretutto questi soldi non è che ce li teniamo, li giriamo completamente, per cui io dico sempre, se qualcuno deve pagare di meno ci deve essere qualcun altro che pagherà di più. Quindi anche sulla redistribuzione ho molti dubbi. Comunque gli uffici stanno lavorando e mi auguro che si arrivi ad un punto di intesa maggiore possibile con tutte le categorie. Ecco, si è parlato di una class action durante il prossimo. Guardi, non me ne intendo di class action, non sono avvocato, so che abbiamo la coscienza assolutamente tranquilla, se vorranno fare delle azioni di qualsiasi tipo le facciano, noi siamo sempre stati disponibili, sempre stati dialoganti, per cui cerchiamo di fare del nostro meglio nell'interesse dell'intera comunità e non solo di quella di qualche particolare categoria della comunità.